Buongiorno Torino! L'hanno regalata l'armonica. Come state? Bene, io sono ancora in albergo, adesso vado allo stadio, dobbiamo iniziare circa alle 2. Intanto le mie fanciulle sono andate a vedere il Museo Egizio di Torino, perché la Teresa lo vuole vedere. Questo è il mio panorama. Niente, sto bene. Dopo Padova ho avuto un crollo delle azioni della schiena, mi si è proprio inchiodato tutto, inchiodamento totale, ma adesso sono un po' meglio, per cui insomma la voce... calzino, volete vedere un mio calzino? È ottimo questo, guarda che bello. Mi piacciono i calzini colorati, non so perché, cosa mi è sempre piaciuta. Bene, che volevo dire, che sono contentissimo di suonare a Torino, perché è una città dove abbiamo sempre fatto dei concerti particolari, belli. C'è un pubblico che mi segue dall'inizio e è sempre una bella storia suonare a Torino. Stavo leggendo i giornali, che anche le locali, che parlano del concerto di questa sera, ne parlano bene. Speriamo, e qui mi rivolgo alle autorità, ma speriamo questa roba dei decibel. Che palle questa roba dei decibel, però madonna, questa cosa che non si possono superare, 90 decibel, ma che roba è? Ma la musica è importantissimo, il volume è fondamentale, il volume alto della musica. Senza volume alto la musica è... la nostra musica si nutre di volume. Il volume è bello, il volume è gustoso, ma dai, il volume è comunicazione. Poi non è vero che fa male, chi fa male, chi dà fastidio, il volume... Guardate, io ho fatto l'esame audiometrico 2 mesi fa, che io vivo nei volumi mostruosi da 30 anni, ma nei volumi quelli proprio... Il mio udito è perfetto. Cosa? Non vi sento. No, è perfetto, veramente perfetto. Ta-da-da. Ammazzo, che pezzone questa intervista di Piero Negri, giornalista della Stampa. Qua c'è un pezzo bello che è uscito su Repubblica di Torino, scritto in un'intervista che mi ha fatto Alberto Campo, che è un giornalista musicale storico, nonché uno degli organizzatori a tutto volume. E c'ha ragione, Campo, c'hai ragione, bisogna alzare il volume, bisogna avere il volume giusto, non è che uno deve far sanguinare le orecchie, ma un minimo di suono. Perché, no, sapete il problema qual è? Che uno, se uno dovesse pagare una multa, uno paga una multa, no, ti arrestano proprio. E vabbè, comunque, magari stasera vediamo un po' se riusciamo a ottenere una deroga. Dun, 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 dun. Sto vedendo un film bello di Gilberto Gil, è un documentario su un giro che ha fatto Gilberto Gil in Australia tra la musica degli aborigeni, molto bello. Adesso me lo finisco di vedere, aspetto che tornino i miei ragazzi e vengo allo stadio. Concludo questo collegamento salutando tutti quelli che erano a Padova l'altra sera, scusandomi ancora se c'è stato qualche problema di organizzazione, che qualcuno non vi ha comunicato che il concerto sarebbe ripreso. Io ero totalmente all'oscuro di tutto questo, eravamo alle prese con il ripristino delle attrezzature, quindi non, tutti mi dicevano guardate sono tutti qui, quindi io non ho pensato che qualcuno potesse aver sbagliato o essere frainteso, quindi mi dispiace davvero, niente, il mio dispiacere è concreto, che fra l'altro è l'anagramma di concerto. Ciao a tutti ragazzi, un abbraccio di cuore, ciao. Ci vediamo stasera, Torino, e poi Cagliari! Yeah!